Stamattina ci sono stati già due presidi importanti e non casuali. Uno davanti a quella che io continuo a chiamare microtecnica, perché essendo giovane mi ricordo ancora, diciamo, esperienze precedenti. Adesso si chiama Collins Aerospace. Gli anni sono passati, ma continua a produrre armi. L'altro presidio è stato a Liveco, dove c'è un problema occupazionale di una ditta collegata a Liveco, e anche Liveco, pochi lo tengono presente, è produttrice di armi. E quindi credo che questi siano stati due momenti importanti, e come ho già avuto modo di dire stamattina, io credo che sia un discorso molto complesso e delicato, ma che va affrontato. Perché io non penso, se io fossi un operaio della microtecnica oggi Collins, non credo che sarei contento la sera, quando finisco la giornata di lavoro, realizzare che cosa ho fatto in quella giornata, cosa ho prodotto in quella giornata. Non ho prodotto cose utili, non ho prodotto niente che serva alla popolazione, ho prodotto strumenti di morte. E allora ecco che viene avanti il tema della riconversione, che non è solo la riconversione ecologica, ma è naturalmente anche la riconversione dell'industria bellica, su cui siamo impegnati, come già hanno detto altri, diciamo, da questo punto di vista prima di me. E dicevo le congiunzioni astrali, perché intanto oggi, anche questo è stato ricordato, i ministri degli esteri europei riuniti alla Reggia di Venaria, oggi, ieri erano qui e non c'era nessun altro oltre a loro. Erano qui, hanno chiuso completamente la zona in cui erano presenti, e oggi se ne sono andati in un posto bellissimo, per carità, ma ben lontano da dove c'è la gente. E quindi questi sono poi, diciamo, colleghi, amici di quelli che poi vanno nelle scuole e dicono che si stanno muovendo per la pace, quando vediamo tutti che c'è esattamente la situazione opposta da questo punto di vista, perché si blatera di pace e poi si allarga proprio in questo momento la presenza nella NATO. E cosa succede successivamente? Che oggi Putin ha dichiarato che installerà nuove basi militari. E come si chiama questo? Si chiama con un termine che chi è vecchio come me si ricorda veniva usato molti anni fa, quando si parlava del Vietnam: l'escalation. Questa è l'escalation, non è assolutamente la ricerca della pace. Quello che sta avvenendo è che peggiora sempre di più la situazione, e quindi noi ci dobbiamo battere contro questa situazione e dobbiamo unire sempre di più, come ha detto il compagno prima di me, unire le lotte e far entrare in campo il mondo del lavoro, perché questo rappresenta la giornata di oggi. E mi veniva in mente, da questo punto di vista, che forse bisogna riprendere un ragionamento, perché mi viene in mente una frase di Rosa Luxemburg, non sua naturalmente, era una parafrasi della celebre frase di Marx, in cui esprimeva quello a cui le classi dirigenti in occasione della prima guerra mondiale, ma anche oggi è la stessa cosa, che sostanzialmente dicono: proletari di tutti i paesi, unitevi e massacratevi l'un l'altro. Questo è il meccanismo che stanno mettendo in piedi. E noi dobbiamo costruire invece la solidarietà del mondo del lavoro e riprendere il tema della solidarietà internazionale del mondo del lavoro, e quindi unire i lavoratori in Italia, in Ucraina, in Russia, per imporre un altro modo di vedere le cose. E allora, e finisco, congiunzioni astrali. Oggi sono 52 anni che è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori. Quello Statuto dei lavoratori che hanno stravolto e che hanno trasformato nello Statuto della precarietà, non del tutto naturalmente, ma in buona parte. E allora questo è l'altro tema che noi dobbiamo riprendere. Per unire il mondo del lavoro bisogna battersi contro la precarietà, bisogna cancellare quelle leggi che hanno introdotto e hanno esteso la precarietà nel nostro paese. E quindi, da questo punto di vista, questo momento è importante e si deve allargare. E secondo me dobbiamo assolutamente collegarci con tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche di quei sindacati che oggi non sono qui,
e che noi dobbiamo invece spingere e costringere a confrontarsi con le posizioni che invece i compagni e le compagne che oggi hanno avuto il coraggio di dichiarare lo sciopero, e questo va naturalmente, come dire, a merito assoluto da questo punto di vista, e quindi fare questo discorso. E infine l'ultima congiunzione astrale, proprio ieri, alcuni giorni fa, eravamo qui dietro in piazza Carignano a protestare contro il disegno di legge concorrenza. Proprio ieri Draghi ha detto che sul disegno di legge concorrenza porrà la fiducia. Quindi cosa vuol dire? È il problema delle spiagge? Magari anche quello, ma è il problema della privatizzazione dei servizi pubblici locali, perché il disegno di legge concorrenza significa questo. E allora si riuniscono i ministri e allora ci dicono: l'Europa ci hanno raccontato che dopo il lockdown, dopo il Covid, si sarebbe rilanciato l'intervento pubblico. Eccolo l'intervento pubblico per aumentare la spesa militare, mentre parallelamente si privatizzano tutti i servizi sociali. Allora io credo che abbiamo un grande terreno su cui possiamo agire, e penso che questa giornata di oggi sia un fatto estremamente positivo. Non ci dobbiamo fermare qui, e quindi vediamo di costruire tutta l'unità possibile fra tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici, contro la guerra, contro il caro vita.